Potevo concludere questo 2019 senza realizzare un video in uno dei format che più ha spopolato sul mio canale quest'anno, le reaction a Tfue, che devasta praticamente tutto il mondo dei giocatori di Fortnite. Tranquilli, mi deve necessariamente accompagnare anche del cibo in questa avventura. Ho appena ordinato il classico poke. Sbaglio, li stanno facendo sempre più piccoli. Accidenti a loro. Eccolo qua, il poke di Stefano. Andiamo ad aprirlo. Vi faccio vedere cosa c'è, perché ho messo anche i pisellini, i beans, quelli lì al wasabi, quindi probabilmente mi uccideranno, che paura. Mi raccomando ragazzi, spolliciate per l'ultima reaction dell'anno, utilizzate il codice creatore step all'interno del negozio di Fortnite. Io vi auguro una buona visione. Non ci arrivo, non ci arrivo. Ragazzi, questo è Epmi e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Eccoci qua, accanto al canale di Tfue. Adesso stiamo entrando, ovviamente. Ho visto tutti i recenti video, tranne questo qui che è uscito 5 giorni fa perché ero a Firenze, che si chiama We Won the Hardest Save Zone in Winter Royale. Già da come inizia il video è successo probabilmente il panico, perché molto probabilmente la Save Zone si è spostata sulla montagna più alta che c'è all'interno del gioco. E per salvarti le chiappe devi salire fino in cima. Il problema è che Tfue spoilerà sempre tutto, perché l'ha già scritto nel titolo che vinceranno, ma noi siamo curiosi di vedere come vinceranno. Mescolo un po' la mia pozione magica qui, che vi ripeto è sempre più piccolina, incredibile sta cosa. Ci metto un po' di salsa di soia e la risposta è sì. Stepney adora fare i video dove mangia, nel caso in cui non si fosse capito. Buongiorno. Non perdiamo altro tempo ragazzi, si parte. 3, 2, 1, via. Sta parlando con l'altro. Questo è il post partita, ovviamente. Madonna! Ma assurdo! Avete capito quanta roba hanno costruito lì? Stanno aspettando un tipo nei cespugli. 3, 2, 1, ma poverino! Cioè, se mi capita una cosa del genere, a me impazzisco. Povero. Cespugli assassini conquisteranno il mondo. Buoni i pisellini lì al wasabi, eh? This is about to be the worst safe zone in history. I swear, I'm calling it now. Capito? Ha detto, dude, eh? Eccola! The worst safe zone I've ever seen in my life. La peggior safe zone che lui abbia visto mai nella sua vita. Ok. This is the worst safe zone this season. We have to pick a safe. L'hai già detto. We have to go with them, like, or else we're gonna die. Mm. Yeah, no, no. We have to go now. Dove vai? Bah, semplice così. Yeah, pick action. Stanno facendo il pickaxe. Swingano il piccone così che quelli accanto non gli sparino. Vabbè, ci sta, d'altronde è un problema per entrambi se si sparano a vicenda. Meglio unire le forze, credo, eh. Ma non lo so. Eccoci, gli sparano. Quanto è difficile salire in cima a una montagna così ripida. Il problema dell'arena è che non hai neanche tantissimi materiali, perché ne hai 500 per tip. Eccoci. Inizia il massacro. We are literally Sono completamente fregati. Stanno cercando di salire, gli hanno spaccato la struttura. Però per fortuna, essendo sul bordo e sul fianco della montagna, riesce a salire senza troppi problemi. L'hai già detto. Sta ancora salendo. Ovviamente li prendono di mira, perché quelli che devono salire sono quelli più in difficoltà in assoluto. Guarda come riesce a non perdere la concentrazione anche in una situazione di stress del genere. Madonna. Vengono bombardati ovunque. Finiti i materiali. Oddio. Ah, full split. Aveva costruito lui per il suo compagno. Ci sta. Vabbè, sono praticamente già in cima. È fatta, no? Sale ancora. Oh mio Dio. No, vabbè, impossibile. Cioè, se qualcuno ti spara adesso, sei rovinato. Guarda, guarda, sta finendo i materiali. Ha preso l'high ground, ovviamente, e fa scendere gli altri dai high ground, è normale. Mi mancheranno i poke con Tfue. Magari non ce ne saranno più di questi video, chi lo sa. C'ha 80 costruzioni in questo momento lui, non è che si è messo proprio benissimo. Ok, è sceso a colpire qualcuno per togliere un po' di vita. Continuano a salire. Lui però non ha più materiali, in questo momento. Cioè ha 0 mats per costruire. Che poi comunque è la Winter Royale questa, eh.
C'hanno 73 punti con 100, sei già a premio. Quella lì in duo nuova, io la volevo fare ma non c'ero purtroppo. Oh, l'ha preso in pieno? Riesce a salire? Sì, ce l'ha fatta. We win this game, bro. È tutto nella testa, raga, è tutto psicologia. Dai, dai, dai. E qua è un bel problema, cioè hanno l'high ground naturale, che sono sopra la montagna. Il problema è che non hanno materiali, cioè perlomeno TP non ne ha. Il suo compagno è sceso, quindi forse non ne ha neanche lui. Si è sparato da solo con il lanciamissile o sbaglio il suo compagno? Aia! Morto. Sa che ne ha preso uno in teoria. L'ha ucciso, bravo. Prendi tutto, prendi tutto. No, non è riuscito a recuperare i materiali, disastro. L'ultima costruzione è per lui, non ne ha più dopo. Questo ma è la scala. Eccoci. Che ansia. Madonna. Late game dei tornei è impossibile. Stai calmo, c'hai flop, stai calmo. Con i pesci puoi camperartela un pochino fuori safe, ovviamente. Ne ha ucciso un altro ancora, si è curato. Riesce a recuperare un po' di materiale? Adesso non è messo malissimo, eh. Dai, mangiare, mangia, mangia. Oddio. Perché vuole a tutti i costi sto lanciarazzi? È riuscito a mangiare un altro flopper. C'ha l'high ground, ha poca vita. E mangia sto flopper, muoviti. Boom. Non è morto? Com'è possibile? C'ha poche costruzioni, però può fare parkour in teoria, eh. Ne ho chiuso un altro? Oh mio Dio. E vabbè. Uno contro uno. L'altro è sotto, credo. Cioè, non lo so in realtà, eh. Può costruire una cosa sola. L'ha appena utilizzata. Adesso c'ha 9 di legno, non può fare più niente. Aia. Situazione un po' meschina, raga, in questo momento, eh. Dove va? Oh, parkour! Io sarei caduto di sotto. E vince! Madonna. L'ha detto tipo 20 volte, quindi io ci credo se lo dice, nel senso 89 punti, gli mancavano ancora 4 partite, madonna. Beh, spero che adesso vada un attimo alla modalità replay, vero? Eh beh sì, mancano ancora un po' di minuti. 200 metri di altezza verticale. Sì, ma fammelo vedere, scusa, io sto aspettando solo quello. Comunque in teoria, se ho capito bene, ora come ora i pro player stanno giocando in coppia con un'altra persona che usa il joystick invece della tastiera e il mouse. Uno usa il pad, così c'ha un mezzo aimbot a disposizione, e l'altro usa la tastiera normalmente, ovviamente TF tastiera. Beh, vogliamo vedere che cosa hai combinato all'interno di quella partita? Eccolo! Sta controllando, mi sa, anche quali giocatori ci fossero all'interno della sua partita. Erano laggiù in fondo. Sono stati fortunati che quelli dietro non gli hanno sparato, eh. Raga, cioè, una situazione del genere, se ti ritrovi senza materiali, ovviamente non puoi salire, sei morto. Tutto sta nel mettere da parte le scorpacciate di Mats nel momento giusto. Wiggs, Clarity, sta nominando tutti quelli famosi, mi sa. TJ. Che poi guardate quanto sono vicini fra di loro i giocatori. Cioè, voi dovete pensare non solo a rincorrere la safe in cima alla montagna, ma anche a quelle che vi stanno sparando. È assurdo. Ma quanto hanno costruito? Madonna. Qui è il momento in cui si stavano curando. L'airdrop che cade lì nel mezzo. Secondo me quelli che hanno preso l'high ground là nel mezzo hanno sbagliato. Dovevano andare già verso la parte della montagna per avere una base solida. Perché poi ovviamente se non riesci a rimanere sopra in high ground, soprattutto quando hai pochi materiali, è un casino salvarsi, devi stare low ground. Guarda quanta gente, oh mio Dio. Però come potete notare, stare sopra ha un vantaggio assurdo. Loro non sono mai scesi. Solo alla fine TF è sceso per uccidere gli ultimi due. Però poteva anche farlo in teoria. 5 flopper da parte, diciamo che fanno la differenza. Bella vita, sì. Bella vita. Qui stava per morire. Si è salvato grazie ai flopper. Qui ne uccide un paio. Bel golem. Poverino quello lì che non può salire. Si cura con i flopper, ma non basta. Guarda, guarda, guarda. Ha resistito un bel po', eh. Ha detto non c'è modo che abbiamo vinto questa partita. Guardala. Mattone, metallo, legno solo alla fine. What proprio quello che è rimasto alla buccia. Ci sta comunque, bello, bello, bel video. Mi è piaciuto, sono contento. Sono stato concentrato a parlare e a reagire a quello che combinava TF. Non ho neanche finito il mio pranzo.
Buono, c'è anche il mango. Basta. Ragazzi, questa reaction di oggi termina qua. Non so se ne vedremo altre nel prossimo futuro, ma dipende da voi. Scrivetemi qua sotto nei commenti quale reaction vi è piaciuta di più in assoluto, perché due o tre le ho realizzate anche in live proprio insieme a voi. Commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Passate un buon capodanno e iniziate il 2020 alla grande. Io vi saluto, ragazzi. Vi auguro un buon fine anno ancora una volta. Qua sapete tutto. Buone! Io finisco il 2019 mangiando sushi, chissà come inizierò il 2020. Sarà molto interessante a scoprire. Ciao.